La pandemia nelle Marche, altri 13 decessi in 24 ore, terapie intensive occupate al 60%. Sale la curva dei contagi nella provincia di Pesaro Urbino, l'assessore alla sanità annuncia da fine aprile i vaccini anche nelle fabbriche. Aveva in casa oltre mezzo chilo di droga, marocchino di 50 anni arrestato dai carabinieri di Fossombrone, segnalato alla prefettura un suo connazionale. Discriminati dall'inizio e con ristori inadeguati, la rabbia e lo sconforto dei titolari dei circoli che possono riaprire il bar per il servizio da sport, ma in pochi lo faranno, si attende la zona gialla. È una cosa assurda e cercare di rimediare, diciamo, di arginare con un cancello una cascata. E la zona rossa mette in ginocchio anche il settore del turismo. A Pasqua zero prenotazioni, alberghi quasi tutti chiusi. Insieme per difendere il diritto al lavoro, grido d'allarme delle categorie economiche che venerdì scenderanno in Piazza del Popolo a Pesaro per chiedere di tornare a svolgere le proprie attività. E l'ex giocatore della Juve, Alessio Tacchinardi, il nuovo mister dell'Alma Juventus Fano, darò il massimo per i tifosi e la società. Non ci sarebbe gioia più bella che uscire dal campo domenica con la vittoria nel derby contro la Vis. Che ci sono momenti in una stagione delicati, difficili, ma nel calcio basta veramente poco, una scintilla per ritornare a essere protagonisti. Quindi... Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Lo avete sentito poco fa dal nostro sommario. Nelle Marche non si abbassa la pressione sugli ospedali e la curva è in salita nelle province di Pesaro Urbino e di Fermo. Intanto prosegue la campagna vaccinale e a fine aprile si partirà anche nelle fabbriche e negli ordini professionali. La curva epidemiologica è in discesa, ma meno di quello che avremmo voluto avere. Lo dichiara il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che oggi ha comunicato i dati della pandemia al Consiglio regionale riunito in seduta telematica. La scorsa settimana sono stati registrati 282 casi in meno rispetto alla settimana precedente, per un totale di 4.848 casi. La curva scende in maniera più forte nella provincia di Ancona, inizia a scendere in quelle di Macerata e di Ascoli Piceno, aggiunto Acquaroli, ma è in salita nelle province di Pesaro Urbino e di Fermo. Il governatore ha confermato che non accenna a diminuire la pressione sugli ospedali. A Pesaro e in altri territori l'accesso nei pronto soccorso rimane elevato, le terapie intensive sono occupate al 60% e bisogna mettere in campo delle sinergie tra strutture ospedaliere. Il presidente poi ha lanciato un appello alla cittadinanza e un invito all'aula per chiedere la massima sensibilizzazione della comunità marchigiana per il rispetto delle norme anticontagio essenziale, ha detto, per frenare il virus. D'altra parte prosegue la campagna vaccinale, altro tema al centro del Consiglio regionale. Rispondendo a un'interrogazione dei consiglieri del Partito Democratico, l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha ricordato la consegna di circa 1 milione di dosi nel prossimo mese, aggiungendo che il grosso dei quantitativi sarà collocato nel terzo trimestre tra luglio, agosto e settembre. L'assessore poi ha annunciato la possibilità di portare i vaccini nelle fabbriche, agli ordini professionali e alle altre categorie produttive tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Un provvedimento che è stato adottato nella conferenza Stato-Regioni e che prevede questa azione una volta vaccinati gli over 60, le persone con fragilità e disabilità gravi e i familiari che li assistono. E nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 13 persone con coronavirus, 4 le vittime residenti nella provincia pesarese di età compresa tra 78 e 90 anni. Erano residenti rispettivamente a Pesaro, Fermignano, Cartoceto e Fano. I positivi rilevati nell'ultima giornata sono 405, in testa ancora le province di Ancona e di Pesaro Urbino. Negli ospedali della regione ci sono 25 ricoveri in più rispetto a ieri, scendono quelli in terapia intensiva che ad oggi in totale sono 140. Ma aumentano quelli in semi intensiva che salgono a 219. E dopo mesi di chiusura i circoli possono tornare a servire da sport, ma in molti non lo faranno. Oggi Angelica Panzieri ha raccolto la rabbia e lo sconforto di chi ha deciso, nonostante tutto, di non riaprire l'attività. No. Sono chiusi dal 24 ottobre scorso, ora grazie all'emendamento dei Liberi Uguali potrebbero riaprire ma non lo faranno. Non cantano sicuramente vittoria i gestori e titolari dei bar dei circoli di Pesaro dopo aver saputo che ad oggi in zona rossa possono tornare a servire da sport bevande ed alimenti, esattamente come fanno gli altri bar. Di fronte alle telecamere di Fano TV alcuni di loro evidenziano le difficoltà affrontate fino ad oggi per via non solo della chiusura prolungata ma anche dei pochi ristori ricevuti.
Non ci è stato riconosciuto dall'inizio il diritto di poter agire e lavorare come gli altri, magari in una situazione di pseudostabilità come quella che hanno creato con la zona gialla, ecco. E facendo questo ci hanno bloccato del tutto. Io ad esempio sono chiuso completamente dal 24 ottobre 2020. Gli aiuti del governo sono stati assolutamente non adeguati al nostro fabbisogno, tant'è che, tranquillamente lo posso dire, io ho preso 3.000 euro negli ultimi 5 mesi e non sono bastati nemmeno per pagare le spese della ragazza che lavora con noi. Ecco. Abbiamo deciso di fare qualche oretta di apertura simbolica, più che altro per dare un'impronta, cioè per dare un messaggio a tutti i soci e far capire loro che non molliamo e che il circolo è vivo. Il discorso è che ci hanno impiegato un anno per capire che all'interno di circoli, di club, di associazioni sportive ci sono attività fiscali, società aperte, bastava solamente dire lavorate come tutti i bar, visto che siete attività fiscali, bastava dire svolgete attività bar e basta, chiudendo attività ludiche, sportive o culturali che siano. Invece ci hanno lasciato alla fame, completamente chiusi, con attività, come dicevo, fiscali completamente ferme, senza neanche darci l'opportunità di lavorare come bar normali, quelli che siamo. Ma la situazione è consolidata in negativo, perché a noi questa cosa qui non ci dà nessun beneficio. Immaginate voi l'asporto di un circolo dove l'attività primaria è l'attività ludica, il gioco, quelle cose lì. E quindi per noi, perlomeno per quanto riguarda la mia attività, non c'ho nessun beneficio. E ancora la crisi economica, la zona rossa continua a mettere in ginocchio il settore del turismo. La Pasqua sarà deserta e sia a Fano che a Pesaro quasi tutti gli alberghi rimarranno chiusi. Il settore alberghiero continua ad essere quello più colpito dalla pandemia. A distanza di un anno la situazione ad oggi resta sempre la stessa. Anche a Pesaro, come in altre città, il ponte di Pasqua e Pasquetta salterà di nuovo per via della chiusura della maggior parte degli alberghi. Le strutture ricettive aperte si contano sulle dita di una mano, sono ad oggi soltanto 5 su 40. Drammatica la stima della perdita relativa alle presenze turistiche per il 2021 e i bilanci per il futuro non sono positivi. In questo momento sono aperti 5-6 hotel, ma molto probabilmente un paio chiuderanno questo fine settimana o la prossima settimana, quindi si assottiglia ancora di più la lista degli alberghi aperti, perché non c'è lavoro commerciale, non c'è lavoro business, non ci sono eventi, quindi nulla si può fare, e quindi per noi significa perdere dalle 30 alle 40 mila presenze. Previsioni per l'estate, qualcosa cambierà? Ma per l'estate tutti dicono che cambia e che quindi ci saranno tanti turisti, ma il problema è quanto possiamo iniziare a lavorare, è proprio questo, quando possiamo iniziare a lavorare, quindi presuppongo che se le cose andranno così i tempi non saranno molto più lunghi rispetto a quelli dell'anno scorso, quindi non prima di giugno. Stessa situazione anche a Fano, come evidenzia il presidente provinciale di Federalberghi, Luciano Cecchini. Nelle nostre città, io dico in quasi tutte le città italiane, perché siamo tutti in zona rossa, in questo momento nessuno si può muovere e gli alberghi sono vuoti, non ci sono prenotazioni. Per Pasqua ormai ci siamo rassegnati e saremo quasi tutti chiusi le nostre attività. Il vaccino è la cosa più importante che c'è, perché se noi riusciamo a vaccinarci tutti, come io ho fatto l'esempio giorni fa con dei signori, si parlava della Sardegna. La Sardegna da zona bianca è passata in zona arancione. Cosa vuol dire? Finché non saremo tutti vaccinati, qui non possiamo fare un calcolo. La sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, bisogna stare molto attenti. E quello che dico è che la nostra categoria è stata quella più penalizzata di tutti. Il settore alberghiero fino adesso è stato sempre messo in disparte, si parla molto di turismo, ma in sé per sé ancora siamo molto 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 indietro, sia con i ristori sia con le agevolazioni. Qui l'Italia potrebbe campare di turismo come parlano tutti, ma se ne fanno poche di cose.
E le categorie economiche della provincia di Pesaro Urbino venerdì mattina scenderanno in Piazza del Popolo in difesa del diritto al lavoro. Tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Non chiediamo elemosine, parole o promesse vane, chiediamo soltanto di lavorare. Con questo appello le associazioni delle micro e piccole imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi organizzano per venerdì 26 marzo in Piazza del Popolo a Pesaro alle 10:15 una manifestazione a difesa del diritto costituzionale al lavoro che ormai, si legge in una nota, da un anno è calpestato con decreti governativi che impediscono agli operatori di svolgere la propria attività. Le categorie, pur consapevoli dei rischi legati all'emergenza sanitaria e la necessità di mettere al primo posto la salute pubblica, lanciano un grido unitario di allarme e di protesta per la disastrosa situazione economica che stanno vivendo. A centinaia di imprese, prosegue la nota, sono stati richiesti prima enormi sacrifici per adeguarsi ai protocolli anti-Covid ed ora è stata imposta la chiusura, quindi oltre il danno anche la beffa. Nel corso dell'iniziativa, autorizzata dagli organi preposti, una delegazione di operatori e rappresentanti delle associazioni sarà ricevuta dal prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, al quale verrà consegnato un documento con le richieste delle imprese al governo. I commercianti, inoltre, terranno spente le luci delle vetrine per una settimana, dal 26 marzo al 2 aprile, in segno di protesta. E adesso la cronaca con i carabinieri di Fossombrone che hanno arrestato un marocchino di 50 anni residente nella Val Metauro per spaccio di droga. Durante un controllo i militari avevano notato due uomini aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio situato nelle vicinanze della chiesa di San Martino del Piano. Durante l'identificazione il più giovane, un marocchino di 31 anni, ha lasciato cadere a terra una dose di hashish. Dagli accertamenti è emerso che gliel'aveva ceduta il connazionale. Anche il cinquantenne però ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre, nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale vario per la pesatura e il taglio della droga, oltre a 600 grammi di hashish dislocati in diversi punti della casa. All'interno di un vaso di plastica sono stati ritrovati 5 panetti di droga. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto e il giudice ha applicato al cinquantenne la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo. Il 31enne invece è stato segnalato alla prefettura come consumatore. E dopo mesi di incertezza, oggi in Consiglio regionale l'assessore Filippo Saltamartini ha chiarito che a fine pandemia sarà ripristinato il Dipartimento Materno-Infantile all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Lo fa sapere il consigliere della Lega Giorgio Cancellieri, che ha presentato la mozione insieme a Rossi e Baiocchi. Una notizia positiva per tutti i cittadini della provincia, ha commentato, e molto attesa sia dalla popolazione che dagli operatori sanitari. Quella annunciata da Saltamartini, prosegue Cancellieri, è una precisa scelta politica della Giunta di centrodestra che va in direzione opposta rispetto alla precedente giunta PD che aveva optato per un solo punto nascita. E adesso lo sport. Dopo le dimissioni di mister Destro, questa mattina la società Alma Juventus Fano ha presentato il nuovo allenatore, l'ex giocatore della Juve Alessio Tacchinardi. Darò il massimo per loro, perché quando vieni ripagato dalla fiducia dai qualcosa in più, o meno io sono una persona così. E poi voglio già dare da domenica una soddisfazione grande ai tifosi. Ha risposto alla chiamata della società Alma Juventus Fano con grande determinazione Alessio Tacchinardi, ex giocatore juventino che dopo una lunga e proficua carriera in Serie A e in Nazionale ha preso le redini di mister Destro. «Ho sempre seguito la Serie C perché avevo voglia di imparare con grande umiltà», ha dichiarato Tacchinardi. «Penso di aver fatto percepire alla società granata i valori che mi hanno sempre contraddistinto, quelli di battagliare e di lavorare al massimo delle mie possibilità». È normale che uno può avere dei moduli, può avere delle idee, però qua parliamo di un mese, 6 partite, e io non sono qua a inventare il calcio da nessuno. Io devo cercare di fare punti, i più punti possibili, con delle idee sicuramente che ho in testa, ma senza andare a stravolgere chissà chi. Quindi oggi cominceremo a dare una bella girata, una bella carica, c'è una responsabilità in più. La mia bravura è arrivare a domenica e riuscire a dosare questo tipo di pressione, questo tipo di voglia di non andare anche all'eccesso. Quindi devo essere bravo un po' a fare tantissime cose, non vedo l'ora di cominciare, conoscere i ragazzi, perché poi insomma è un attimo, come dicevo prima, andare su o andare giù, quindi insomma c'è da lavorare, c'è da conoscerli, ma sicuramente portare tanto, tantissimo entusiasmo
che in questo momento qua, a sé partita dalla fine, penso che sia la cosa importante, oltre alle competenze che uno ha. Però... Nella sua lunga carriera Tacchinardi ha indossato anche la maglia dell'Atalanta, Villareale e Brescia, poi ha iniziato la carriera di allenatore con la formazione allievi del Pergocrema e in seguito degli allievi nazionali del Brescia. Dal 2013 ha guidato la prima squadra della Pergolettese in seconda divisione e in Serie D, per poi passare al Lecco e al Crema, sempre nel campionato nazionale dilettanti. Abbiamo scelto Tacchinardi perché il profilo è assolutamente adeguato a quello che dobbiamo andare ad affrontare. Noi abbiamo 6 partite da qui alla fine del campionato, che saranno 6 finali. Lo accogliamo tutti, io in primis con grande piacere e convinti che possa fare bene. Ad accoglierlo questa mattina anche il direttore generale Simone Bernardini e il responsabile dell'area tecnica Mauro Traini. Flavio ci ha comunicato le sue dimissioni proprio all'ultimo momento, dicendo che lui si sarebbe fatto da parte perché voleva dimostrare che questa è una squadra che può farcela e che se in quel momento lui non riusciva più a dare nulla si rimetteva a noi. Noi abbiamo scelto su un nome, noi siamo andati direttamente su Alessio Tacchinardi proprio per il suo modo di presentarsi, il suo spirito battagliero, la sua voglia di rimettersi in discussione e questo ci ha veramente gratificato molto. Quindi io, ringraziando Flavio per quello che ha fatto, do il benvenuto ad Alessio. Sappiamo che abbiamo un mese e mezzo di guerre vere e quindi chi meglio di lui, che ne ha fatte tantissime, può guidare dei ragazzi magari che ancora giovani hanno qualche dubbio, qualche perplessità. Quindi noi siamo veramente contenti, ti diamo il benvenuto. Grazie. E in bocca al lupo. In occasione dell'anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto, patrona universale di tutti gli aeronauti, domani alle ore 11 Fano TV trasmetterà una santa messa celebrata nel santuario di Loreto e presieduta da Monsignor Santo Marciano, ordinario militare per l'Italia. Sarà accolta l'immagine della Beata Vergine, passata in questo anno nelle basi dell'aeronautica militare, che sarà custodita nella Basilica di Loreto fino alla conclusione appunto dell'anno giubilare. Tra poco invece trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è con il maestro cioccolatiere Davide Marcantonini, ovviamente intervistato da Paolo Notari. Grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti voi. Arrivederci.